Eccoci tornati qua al super treno, il treno della discordia. Cerchiamo di essere abbastanza puntuali, tra l'altro, ormai. Sì, una volta a settimana, dai, ce la stiamo facendo. Allora, abbiamo avuto un po' di dibattito fuori onda su cosa discutere, Ci sono un po' di notizie interessanti stavolta. Però partiamo a bomba con Silent Hills. Konami ha praticamente ufficializzato la cancellazione di questo famoso progetto a sei mani, tre teste, Kojima, Guillermo del Toro e Norman Reedus. Totalmente. Chi è esso? Perché ho seguito poco. È uno dei due attori protagonisti. Vabbè, uno dei protagonisti di The Walking Dead, la serie televisiva. Ah, che non ho visto. Esatto, più ha fatto un altro paio di film come personaggio secondario. Ed è tra l'altro il personaggio creato completamente ex novo per la serie televisiva. È un figo? Sì, è un bel ragazzo. Assolutamente. E c'è una bella faccia, molto riconoscibile. E praticamente ha confermato appunto Konami la cancellazione del progetto, dicendo che ovviamente, cioè, aspettiamoci altri Silent Hill, ma non quelli. Non quel Silent Hill. E contemporaneamente ha anche confermato la rimozione che dovrebbe essere avvenuta oggi, dovrebbe avvenire mercoledì, mentre stiamo registrando, di PT, questa sorta di... Che alla fine PT voleva dire, vero, porca troia. Porca troia, esatto. Porca troia. Esattamente, e cancellato, insomma, rimosso dal PlayStation Store, e che era questa sorta di demo giocabile, doveva far capire cosa potevamo aspettarci in questo Silent Hills. In realtà l'argomento ci è venuto in mente perché Kojima è il nuovo capotreno del Roma Terni la mattina. E neanche, quindi... perché almeno lui si vede. Kojima neanche più si vede. Rimosso proprio, totalmente. No, vabbè. Kojima, creatore di Metal Gear, lo diciamo per tutti quelli che ci stanno seguendo. Non si sa che è successo. Avrà trombato la moglie del presidente di Konami. È incredibile, lo spero per lui a questo punto. Cioè, dopo 20 anni in un'azienda, senza che lui ancora abbia ufficializzato in nessun modo, Konami prende e lo spazza via dalla terra. Io su Silent Hill ho un'ipotesi. Probabilmente il progetto ha impattato, come si dice in gergo, con le ricerche marketing, per cui è venuto fuori, secondo me, che i costi del progetto erano troppo superiori a quanto eventualmente sarebbe guadagnato. Anche perché ricordiamo che Silent Hill, rispetto a Resident Evil e anche rispetto a Metal Gear Solid, esatto, sono le due serie, insomma, Survival Horror, ha avuto proprio un crollo inesorabile di vendite, complice ovviamente una qualità che ugualmente è crollata di capitolo in capitolo. Con tutto che l'ultimo Silent Hill, al contrario di quanto si creda, io ho tantissimi amici super giocatori che mi dicono che Downpour, che è uno degli ultimi fatti in America, in Occidente, fosse un buon gioco, con i suoi difetti, ma un buon gioco. Ma capisci, partendo da quello, prendere e rilanciare questo trio di personaggi che solo per alzare il telefono vorrà migliaia di dollari, insomma, poca comunque sino. Là c'è stato questo problema, come detto bene Kojima, cancellato dalla faccia della terra, prima dai siti ufficiali, poi cancellato dalle copertine anche dei giochi vecchi, poi cancellato adesso dal Metal Gear nuovo che è in uscita a settembre, primo settembre, lo sai, e sono andati a casa sua e hanno lavato il nome dalla targhetta, per tutto, ma anche l'anagrafe giapponese, hanno cancellato il nome appunto di Kojima. No, e la cosa sconvolgente, appunto, la cancellazione di tutto, come detto Bendé, il fatto che lui sia sparito completamente dalla faccia della terra. Probabilmente clausole vessatorie potentissime nel contratto che gli impediscono di dire qualsiasi cosa. Magari lo vedremo all'E3, anche se con una maschera, probabilmente, non farsi riconoscere. Altro io non capisco una cosa, nel senso, possibile che un trattamento così potente non presupponga un licenziamento? Ma magari è stato licenziato, ma non lo ufficializzano. Ma se sei licenziato... Beh, dipende dal contratto che hai, eh. Può essere che non puoi dire perché, non puoi dire che sei stato licenziato. Che ne puoi sapere che gli hanno fatto firmare, che soldi gli hanno dato, cioè com'è finita. Mandiamogli una mail, un Twitter, per sapere se può fare editorialista per multiplayer. Gli è stato cancellato pure il Twitter, quello suo ufficiale, adesso lui non è stato bloccato, quel Twitter lì. Sì, è potente, o l'hanno ucciso, non lo vogliono far sapere. È morto. Però è clamoroso. Comunque, dicevamo, il discorso cardine, insomma, Kojima, vabbè, Metal Gear, Zone of the Enders, ma soprattutto Metal Gear, insomma, che è il riferimento. Allora, perché cosa è successo? Allora, io la mia ipotesi, te la dico, un po' l'ho anche detta, che secondo me quello che è successo è che Konami un bel giorno è andato da Kojima Productions. Ricordiamo, tra l'altro, digressione, che anche gli studi di Los Angeles che avevano aperto come Kojima Productions sono stati rinominati in Konami Los Angeles, cioè non c'è più simboli di Kojima Productions. Sono quelli che avevano fatto il Fox Engine. Bravissimo. Credo, quindi ora il Fox Engine è di Konami e basta. Fatto sta che secondo me quello che è successo è che Konami è andata da Kojima e gli ha detto: guarda, hai rotto il cazzo a fare un Metal Gear ogni 10 anni,
ogni 5 anni, ogni quanti cazzo di anni, ne devi fare uno all'anno, uno dove deve diventare serializzato. Poi, probabilmente gli hanno proposto questa cosa, Kojima magari ha detto: ah, guarda, io non ce la posso fare, è impossibile, snaturiamo, chissà che avrà detto, e loro avranno detto: guarda, non ti preoccupare, ne fai uno te e uno la software house X nostra. Ah, e secondo me è tipo Call of Duty, cioè uno per ogni cosa. E secondo me lui è impazzito, ha detto: non vi potete permettere di fare questa cosa, Metal Gear qua, io me ne vado. E secondo me da lì è partito. Secondo me il discorso è molto più terra terra. Vai. Cioè della serie ha scopato con la donna di sicuramente ha scopato qualcosa, per le donne ci sono sempre di mezzo, esatto. Però è come quando c'era Radice, allenatore della Fiorentina, le dicevano che era stato cacciato perché ha scopato la moglie di Cecchi Cori. Immaginate Radice all'epoca, era un vecchio tanti, denti, e lei era ancora bellissima. Vabbè, no, che c'è Chicori, però fosse sto però sto insomma era il presidente ed era una signora donna la moglie all'epoca, Rita Rusic, direttamente cioè era meraviglioso. Vabbè, cioè secondo me il problema è più proprio di tipo di direzione, cioè veramente Konami che ha problemi perché c'ha da spingere PS, tutti i soldi sono lì, deve cercare di fare quello che sta facendo Capcom alla fine, che ogni tanto tira fuori dei brand vecchi, li ripigia, vendono, insomma questa operazione che fa anche Nintendo, che fanno un po' tutte le giapponesi tranne Sega che non ci riesce più. Vabbè, e Capcom ci riesce con ogni tanto, esatto. Però Resident Evil comunque vendono, sì. Quello loro c'è, la Street Fighter comunque, sì, Devil May Cry l'ultimo con vende tutte le critiche, anche comunque venduto, vende, sì. La gente ci gioca, è roba che costa quasi zero, sì. E quindi insomma voleva veramente assicurarsi questo tipo di continuità, e basta Pelé, e probabilmente Kojima si credeva un po' Pelé, probabilmente lo è anche. Probabilmente sì, esatto. Io non so, negli anni in cui il gameplay sta tornando fondamentale, escono un sacco di giochi di successo dove quello che conta sono le cose che fai e un po' meno la storia, cioè alla fine il trend dei Mass Effect, quegli anni lì, si è molto affievolito, soprattutto in questa generazione, anche perché non c'è tempo di fare le storie. Destiny è un caso emblematico, un MMORPG action FPS dove la storia è poca, raccontata male, però la gente ci gioca lo stesso. Sì. Lo stesso GTA, per me l'ultimo GTA 5, la storia a me non è piaciuta tanto. A te non è piaciuta, sì. Però il successo incredibile comunque è perché la gente vuole andare lì e fare cose, e c'è è un difetto innegabile che hanno sempre avuto i Metal Gear Solid, è che lì non si fanno cose, non si fa quasi nulla. Vabbè, noi siamo abbastanza sulla stessa linea, nel senso che per me Metal Gear, probabilmente levando i primi due, è assolutamente un gioco trascurabile in termini di meccaniche di gioco in termini di meccaniche di gameplay. Non poi, mi discuto di storia, cioè cinematografia, regia, tutto il resto, però a livello insomma, di gameplay per me è un titolo stealth che ha evidentissime falle nelle componenti stealth del gioco, cioè il discorso dei nemici che si resettano, il discorso ma comunque che tutte si resettano le icone ogni stanza, cioè c'è un sacco di problematiche. Secondo me quando poi vai a vedere la scuola occidentale, quindi Dishonored, ma lo stesso Hitman, ma persino l'ultimo Thief, comunque ecco, cioè però stiamo su un altro livello, è che lì tutta la produzione, esatto, è focalizzata, sì, su questo personaggio che lui ha creato, esatto, di solito sì. Silent Hill, la Silent Hill, la saga è strepitosa. Per me il secondo capitolo resta uno dei più bei videogiochi, sì, di Silent Hill, sì, Silent che io abbia mai giocato, mai sicuramente giocato. Probabilmente il miglior survival horror, sì, che poi fa questa angoscia, questo portato incredibile. In realtà appunto mi dispiace non aver giocato Downpour, perché ce l'ho pure a casa ma non trovo il tempo. Probabilmente il discorso è questo qua. Una cosa che però che giustamente è stata fatta notare, in realtà questa potrebbe essere veramente, pur non amando io alla follia Kojima, anche PT l'ho trovata una supercazzola incredibile, sì, infinita, sì, che però parte alla grande, però è stata clamorosa, adorata, è adorata, però è una supercazzola per me, che comunque perché comincia un'idea strepitosa, poi a un certo punto ti rendi conto che per finirlo non si sa bene che devi fare, sì. C'è un gioco dove per finirlo devi ricorrere alle guide su internet per vedere il finale, per me è sbagliato. Perché? Perché è sbagliato, punto. Cioè devi essere in grado, ti devono essere messi in mano tutti gli strumenti per finire un gioco nel migliore dei modi possibile, se no è sbagliato. Però a parte questo, comunque è stato un successo. Lui evidentemente sa parlare alla gente, al giocatore, sì, è vero. Quindi evidentemente lui sa parlare alla sua gente, e questa potrebbe essere un'occasione mancata, perché per rilanciare Silent Hill sicuramente gli avrebbero dato una personalità che la serie non ha mai più avuto. O no, ce l'aveva, ma non ce l'ha più. Ce l'aveva come probabilmente come serie, non ce l'aveva come protagonisti. No, quello no, però sicuramente qui il protagonista lo levavano, lo faceva in soggettiva, sì, esatto. Capace che Konami voglia il gioco in terza persona. E poi tra l'altro appunto il comunicato è fatto Konami, dice, attendeva a sottolineare
che il progetto era in fase super embrionale, cioè sì, che non c'era niente, che non c'era praticamente niente. Sì. Come dire, ci sarà stato con questo progetto che finirà fra 7 anni, ci costerà $1 miliardo. Ciao. Sì, è probabile, sì. La speranza è capire prima o poi se uscirà. Cosa diavolo è successo? Chissà fra quanto tempo, chissà come. Subito, perché se è un action in terza persona. Ma secondo me diventerà Silent Hill un action in terza persona, come era Downpour, o comunque seguirà la storia di Devil Within e compagnia bella, quel tipo di action, Resident Evil, eccetera, eccetera. Perché ormai è quella la tendenza che ha preso. Siccome è andato pure bene Devil Within, per sì, cui esatto, loro l'altro. Diranno: ma scusami, a sto punto. A sto punto, vabbè. Allora, lasciamo con un paio di interrogativi. Uno. Il più stupido, secondo voi che fine ha fatto Kojima? Sbizzarritevi anche con roba veramente idiota, quindi che fine ha fatto Kojima? Non come noi. E l'altro, esatto, e l'altro, comunque a me interessa, penso se lo lascio anche te, cosa ne pensate della serie di Metal Gear? Soprattutto cosa ne pensate della serie di Metal Gear da qua in avanti senza più Kojima? Se pensate di lanciare una petizione su change.org, non mandateci il link, perché non ce ne frega un cazzo. Esatto, assolutamente. Ciao.